Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video volevo mostrarvi come è semplice realizzare il grafico di una funzione grazie a Python. Immaginiamo di voler graficare la seguente funzione, la funzione seno, per esempio, seno di x. Come prima cosa devo definire la funzione, conviene definirla grazie alla funzione lambda, che abbiamo già visto nel video precedente. Lambda x come ingresso diventa numpy seno, perché numpy ti permette anche di utilizzare la funzione trigonomerica come il seno e il coseno. Quindi è necessario importare numpy. Bene, ora devo definire la scala dei tempi. Per farlo conviene utilizzare sempre numpy, ma la funzione lean space, abbiamo già visto nel video precedente, dove devo definire il tempo iniziale, il tempo finale e il numero di punti. Per esempio, per la funzione seno, il tempo iniziale può essere pari a 0. Il tempo finale può essere pari a 2π greco, perché la funzione seno si ripete dopo ogni 2π greco. NumPy, numero di punti, cominciamo con 10, poi dopo nel caso si incrementano. Importiamo anche matplotlib. In questo modo riesco a utilizzare i grafici e dobbiamo calcolare la y, cioè la f di x. Y è uguale a f di x. Cominciamo a plottare plt.figure1, plt.title chiamo f di x, plt.plot x y, plt.xlabel lo chiamo x, plt.ylabel chiamo y e plt.show. Ecco qua, ecco il nostro grafico. Come si vede, con solo 10 punti il grafico non è perfetto, però basta aumentare già di 1 a 0. Ecco qua, questo è il nostro grafico della funzione seno. Se si cambia il tipo di funzione, che ne so, seno di 2x, otteniamo la nuova funzione. Tutto qui, video brevissimo, ma spero sia molto utile per chi vuole approcciarsi a Python per la prima volta. Iscrivetevi e mettete like. Ciao a tutti da Andrea, ciao!